saranno i protagonisti. Vi chiedo gentilmente di presentarvi e di dire di che testata siete. Prego. Ma magari inizio io. Buongiorno a tutti. È la mia prima conferenza stampa, quindi perdonate un po' l'emozione, non solo per il sogno che si è realizzato, ma anche per avervi tutti di fronte. Negli ultimi giorni è iniziata per me, per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei collaboratori, una nuova avventura entusiasmante. Spero di cuore che lo sarà altrettanto per il Cagliari, per i suoi tifosi e per tutta la regione Sardegna. In FLURSID, per chi mi conosce, siamo abituati a lavorare come una squadra, dall'ultimo degli operai al nostro presidente Pasquale Lavanga. Ed è un po' questo segnale che ho voluto oggi dare portando con me il direttore, il capitano, volti che credo conoscete bene da anni. Direttore, dopo un'esperienza di un anno all'estero, è ritornato, è già da una settimana che lavoriamo insieme e ha già fatto il suo primo grande colpo. Vi lascerei la parola. Buongiorno a tutti. Dire che sono emozionato è poco, perché nonostante gli 8 anni di Cagliari precedenti non ho mai fatto una conferenza stampa di questa importanza. In questo momento il mio primo pensiero va alla vecchia gestione. Mi sembra corretto e doveroso salutare chi per anni, esattamente 23, è stato alla guida del Cagliari. Credo di rappresentare un po' il trade union di questo cambio di proprietà, e quindi un saluto non solo a Massimo Uccellino ma tutta la famiglia che ha collaborato in questi anni. Ho avuto il piacere e la soddisfazione e l'onore anche di essere chiamato dal presidente Giulini, che è molto più giovane di me ma ha dimostrato in pochissimo tempo di voler fortemente fare qualcosa di importante qui a Cagliari, perché riuscire a entrare nelle grazie del presidente, perché il presidente Cellino non avrebbe mai ceduto la società ad una persona qualunque. Il fatto che Tommaso Giulini sia stato scelto come il suo successore vuol dire che Tommaso Giulini gode di grande stima e quindi sarà secondo me un ottimo presidente. E il primo colpo non l'ho fatto io, ma l'ha fatto il presidente, perché qui a fianco abbiamo Daniele Conti. Daniele Conti rimane al Cagliari per un'altra stagione, sarà il nostro capitano. E visto che ha rinunciato a una parte delle sue vacanze, io dedicherei questa prima parte al saluto di Daniele a tutti voi, così lo possiamo liberare e può raggiungere la sua famiglia. Il capitano ha rinnovato il contratto per un'altra stagione e dal 1° luglio avrà fatto il settimo rinnovo. Quindi la parola a Daniele, che come sapete farà 1 minuto e 30 secondi di conferenza e poi scapperà perché le telecamere non le gradisce. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Ringrazio il presidente e il direttore delle belle parole. Non nego che sono molto emozionato, anche se penso che sono 15 anni che sono qui, però sembra di essere il primo giorno, quindi ringrazio di tutto. Però volevo ringraziare anche il presidente Cellino, anche se ho avuto un po' di scontri con lui,
però penso che ci siamo sempre rispettati, ci siamo sempre detti le cose in faccia, quindi penso quello sia la cosa più importante. Lo ringrazio perché comunque è stato uno di pochi a credere in me all'inizio di questa avventura a Cagliari e quindi non smetterò mai di ringraziarlo di tutto quello che ha fatto per me. Però, fatemelo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, Daniela? Sì. Dico per gli altri, non per te, perché tu stai in una radiolina. Hai avuto paura di dover lasciare in Cagliari? Ma paura no, io ho sempre cercato comunque di dare del mio meglio per questa maglia, questo comunque l'ho sempre detto, paura no, poi è chiaro, il mio pensiero è stato sempre quello di finire la carriera nel Cagliari, anche perché come ripeto sono 15 anni che gioco per questa maglia e come ho sempre detto per me è una seconda pelle, quindi diciamo li ringrazio per l'opportunità che comunque mi hanno dato per continuare a vestire questa maglia. Non ci ho mai pensato al futuro di Daniele Conti, sinceramente. È chiaro che inizia un nuovo ciclo, un presidente che comunque ha voglia di fare grandi cose, quindi questo penso sia la cosa fondamentale. Poi finché metterò le scarpe da calcio penserò al campo, poi al domani si vedrà. Puntualizzo un po', penso che la domanda di Carlavedo fosse questa. Nel pensare ad un calciatore che finisce la carriera con il Cagliari, è necessario pensare anche al calciatore che poi quel grande calciatore dovrà sostituirlo. Ci sta nella mentalità, ecco, nel tuo pensiero, la possibilità anche di un anno in cui insieme a te c'è anche il tuo futuro sostituto, tanto da dargli le guide per poter essere poi lui effettivamente quello che ti sostituirà in campo in futuro. Questo intendeva Carlo Antonio. No, 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 è chiaro che comunque ci sarà sempre la concorrenza, no? Quindi è chiaro che comunque non nascondo che ho 35 anni, ma come ho 35 anni ho sempre la voglia di comunque dimostrare, quella non mi è mai mancata, quindi penso che sia sempre il campo comunque poi a giudicare. Poi è chiaro che comunque bisogna pensare al futuro, anche perché comunque non sono giovanissimo, però diciamo che comunque nella mia testa so bene cosa fare. E al nuovo presidente del Cagliari, Mario Frongia, Gazzetta Nuova Sardegna. La domanda per Daniele in questa fase è questa: da ragazzino ha iniziato con Zeman, mi pare che il primo gol in Serie A lo abbia fatto con lui. Che sensazione ti dà ritrovare la Cagliari? Beh, grandi sensazioni e grandi motivazioni, anche perché comunque penso sia un grande allenatore e una grandissima persona. Questo è quello che mi ricordo di lui. Poi l'ho avuto quando ero giovanissimo a Roma, infatti dopo la preparazione volevo smettere subito dal calcio, questo ve lo dico, no scherzo, però sicuramente è un grande allenatore, quindi l'ha dimostrato e speriamo che ci faccia insieme, tutti insieme, comunque come ha detto il Presidente, perché dobbiamo iniziare un nuovo ciclo, lavorare per dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Non l'ha voluto lui il biennale, perché non pensa di arrivarci al secondo anno con Zeman. Ragazzi, direi che se ti ha posto con Daniele possiamo procedere con le altre domande per il presidente o per il direttore. A questo punto Daniele saluta e lo facciamo andare. Posto? Arrivederci. Buone vacanze. Riposati. Riposati e allenati. Prego Roberto. Mi sembra anche
del Cagliari di calcio significa anche mettere il piede nella Lega calcio. Qual è la sua idea, il suo contributo che devo dare al calcio in migliorando il prodotto, al di là di quello che poi farà in questa regione? Ha lei un'idea di che cosa si può cambiare, di che cosa si può migliorare, dei suggerimenti che lei potrà dare quando si confronterà con presidenti che ormai ci sono delle federazioni ed anche con dirigenti che sono che lei sa bene per lo fatto così è l'amministrazione dell'Inter, hanno insomma tanta esperienza e tanti interessi, diciamo. Io ho abbastanza le idee chiare su quello che voglio fare a Cagliari, su quello che voglio fare in Lega, credo che le avrò dopo che avrò ascoltato tutti gli altri interlocutori. Ho la fortuna di aver iniziato questa trattativa con il presidente Cellino a gennaio, quindi è da 5 mesi che ragiono ed è da gennaio che sono sicuro che la trattativa sarebbe andata in porto, perché il presidente si è sempre comportato in maniera corretta, coerente, ed è stato sempre un interlocutore serio, non ho mai avuto dubbi di concludere la trattativa. Ci siamo detti a marzo che volevamo ridiscutere quando la squadra era salva, così è stato. Quindi per rispondere alla sua domanda è 5 mesi che ragiono sul mio progetto Cagliari, non ho ancora ragionato a cosa posso apportare in Lega, credo che in Lega ci sia un cambiamento forte in questo momento. Presidenti che arrivano anche dall'estero, il caso Roma, il caso Inter, secondo me sono molto importanti per il calcio italiano, presidenti anche giovani che si sono affacciati negli ultimi anni, a Parma, a Torino e non solo, adesso a Cagliari, quindi credo che io debba capire meglio questo processo di cambiamento, debba conoscere i miei colleghi e poi magari potrò rispondere in modo un po' più intelligente alla sua domanda. Diversi, ecco, dopo l'esperienza che è stata molto importante anche Vittorio Rosello, c'è qualcosa di quell'esperienza che secondo lei può trasportare qua a Cagliari? Vede, non dico similitudini, ma qualcosa che può unire questa sua passione per il calcio, che credo sia la stessa? Ma mi auguro in particolare lo stile con cui è stata gestita l'Inter negli ultimi decenni. Credo che si è sempre respirato all'Inter quel clima di famiglia di cui parlavo all'inizio, quando parlavo del clima che credo che si respiri da me in azienda. Non lo dico io perché sembrerei un po' autoreferenziale, ma lo dicono le nostre RSU, lo dicono i nostri dipendenti. Questo è lo stesso clima che io ho respirato all'Inter. E credo che l'immagine dell'Inter da questo punto di vista sia una bella immagine nel mondo e io mi auguro che a Cagliari si vada in questa direzione con valori simili, magari non gli stessi perché non siamo tutti identici, ma questo è quello che mi porto dietro. E poi un'altra cosa che mi porto dietro è che mi ha sempre impressionato e quante volte ho sentito ripetere al dottor Moratti che l'Inter non è sua ma è dei tifosi. Quindi io mi sento un gestore, ho l'onore e il privilegio di essere presidente di questa società, ma ho ben chiaro che questa squadra, questa società deve rispondere a dei proprietari che sono i tifosi, che vanno accontentati e che vanno soprattutto entusiasmati e rispettati. Anche perché poi alla fine i clienti di questa azienda sono loro. Quindi questi sono, diciamo, i punti principali che mi porto dietro dall'esperienza nerazzurra. Avrei avuto piacere di condividere questo momento anche con le persone che, diciamo, mi hanno accompagnato negli ultimi 5 mesi. Dato che il direttore ha un aereo per tornare in Portogallo dopo il grande colpo che ha fatto, mi ha detto che ormai ha fatto tutto, quindi lascerei magari qualche domanda a lui in modo poi da poter chiamare 3 nuovi consiglieri d'amministrazione, anzi 2 nuovi e uno non tanto, anzi uno nuovo e 2 non tanto al tavolo.
quindi vi chiederei gentilmente magari le prossime due o tre domande di farle al direttore. Presidente, non me ne voglia, ma vorrei chiedere una cosa a lei. Sono Emanuele Ressini di Mena, siamo in diretta e la ringraziamo anche per questa opportunità che ci ha dato. Al nostro telegiornale Massimo Moratti garantisce per lei, dice una persona tra l'altro molto simpatica, lo dice Moratti, quindi lei ce lo sta dimostrando in questo inizio di conferenza stampa. Col collega Vittorio Sanne evidenziavamo il fatto che lei in realtà è molto più sardo di quanto tutti immaginano, perché lei in Sardegna ci bazzica e non da oggi. Questo magari contribuirà anche a far sì che ci sia quel senso di appartenenza, al di là del fatto che lei deve gestire i tifosi, ma lei magari i colori rosso, blu e quattro mori ce li ha nel cuore più di quanto non si immagini. Mi piacerebbe provocarla su questo tema. Ma come tifoso il Cagliari è sempre stata la mia seconda squadra fino a qualche mese fa. Adesso è la prima. E adesso è diventata l'Inter, non me ne voglia il presidente Moratti, ma la mia seconda squadra ovviamente è diventata l'Inter. E per quel che riguarda la sua domanda, penso che non sia io a doverle dare una risposta, ma credo sia tutto il tessuto regionale, non solo i tifosi, che debbano loro avere un'opinione in merito. Io non ho nessuna intenzione di vendermi per più sardo di quello che sono, per meno sardo. È evidente, non sono sardo, non sono nato in Sardegna, e se mi si vorrà accettare in quanto tale, mi si accetterà in quanto tale. Se invece si preferirà avere un presidente sardo in futuro, valuterò. Grazie. Concentriamoci sul direttore un momento. Sì, buongiorno, Ignazio Carreo, Radio Sportiva e Sport Italia. Francesco, quando nasce nuovamente l'operazione Cagliari e come si conclude l'operazione Zeni? L'operazione Cagliari e l'operazione Zeman cominciano praticamente in simultanea, perché l'idea Zeman è un'idea che appartiene alla proprietà, che mi ha da subito dimostrato il grandissimo interesse per questo tecnico, da me condiviso al 100%, e pertanto le due cose sono andate avanti insieme circa una settimana fa. Il Presidente ha parlato di progetto che ha portato avanti, ha costruito e che intende portare avanti, ma ha costruito in questi 5 mesi, ha avuto le idee più chiare. Mi pare di capire dalle prime scelte fatte, se hai compreso, che si tratta di un progetto di crescita e non di rifondazione. Sicuramente di crescita, perché non si smette mai di imparare. Poi io mi considero, tra virgolette, sì, sì, è un segnale che ha dato da subito alla proprietà, continuità, direi anche sardità, che è un altro concetto che il Presidente ha espresso da subito, e noi chiaramente da sardi, parlo per me, per tutti i colleghi che sono lì, è un motivo di grande orgoglio poter difendere i colori della nostra squadra. Grazie. Con l'allenatore non siamo ancora entrati nel dettaglio per quanto riguarda l'analisi della squadra, perché al di là che stiamo lavorando da una settimana, ma l'ok l'abbiamo avuto nelle ultime ore. L'allenatore ci ha spiegato il suo calcio, non c'era bisogno perché chiaramente lo conosciamo bene, e dalla prossima settimana cominciamo i lavori di analisi della rosa attuale e degli eventuali rinforzi. Comunque la parola crescita del collega è la parola giusta, anche il mister l'ha usata. Il mister si intende mettersi a disposizione della società, non certo per rifondare una rosa che è già ottima, ma per farla crescere. Secondo lei, vista Sardegna 1, c'erano dei rinnovi, dei prestiti importanti, perlomeno uno era quello di Silvestri, che nell'ultima parte della stagione è piaciuto come portiere, come alternativa, che insieme all'altro potrebbe essere il portiere del Cagliari. Ecco, la questione dei rinnovi di questi, in particolare di Silvestri, come si sta sviluppando? Si sta sviluppando in questa maniera, che abbiamo fatto delle scelte. Intanto il presidente Giulini è diventato presidente il giorno dopo esatto, però ci siamo adoperati perché tutte le trattative
sono in piedi, ogni obiettivo è ancora raggiungibile, ma dipenderà appunto dalle indicazioni che ci darà il tecnico. Diciamo che non c'è niente di precluso da quello che è avvenuto il 18 alle 24. Ok, grazie. A lei. Avete altre domande per il direttore? Sì, volevo sapere un po' come lo sottolineo, è una grossa responsabilità questo di essere un po' anche come lo tu, il filo conduttore tra la vecchia e la nuova gestione, quindi per te immagino che sia una qual è filo conduttore è anagrafico, nel senso che poi però presumo per avere già avuto essere entrato in confidenza con la nuova proprietà che le linee di pensiero e le strategie possano essere anche molto diverse. Pertanto c'è un'enorme emozione, una grandissima voglia di lavorare. Il sentimento che provo adesso è di un grandissimo senso di responsabilità, ma nello stesso tempo una grandissima voglia. Una grandissima ambizione anche. Ecco. Questa esperienza che hai fatto in Portogallo ha arricchito il tuo bagaglio tecnico, e quanto ti sarà utile in questo ritorno dopo un solo anno, insomma, è un lavoro che praticamente hai fatto a metà l'anno scorso, però tu hai studiato calcio, sei andato in Inghilterra, tu sei andato anche in Portogallo, dove hai lavorato qui nella squadra che c'è lo scontato in Serie B, insomma, saranno utili questi. Sono stati molto utili, anche perché la mia esperienza era limitata al Cagliari e a una gestione molto particolare, perché a Cagliari abbiamo avuto una gestione da Cagliari e io avevo bisogno di confrontarmi per capire quanto fosse esportabile quella gestione e quel prodotto. E credo di essere tornato arricchito soprattutto di conoscenze, di contatti, e comunque per me personalmente, al di là del calcio, è stato importante mettermi in discussione in altri paesi. Alberto Masu, non è stato presunto il presidente, ben tornato al direttore. Grazie. Ti chiedo, abbiamo parlato prima di prestiti, ci sono anche 4 giocatori in testa, perché Daniele Conte abbiamo già visto, ha rinnovato. Con la nuova proprietà non abbiamo scelto un allenatore, abbiamo scelto un progetto del quale Zeman fa parte integrante, quindi ogni valutazione su rinnovi, su scelte verranno condivisi con l'allenatore, pertanto porteremo quello che è il pensiero della società, ma insieme all'allenatore stabiliremo strategie e operazioni. Secondo me cambierà molto, perché ognuno ha il calcio è bello perché ognuno la può vedere a modo proprio senza per forza dover essere smentito. Credo che sarà un Cagliari molto diverso, ho questa sensazione, nella gestione e nel calcio giocato. Grazie. Cercando di usare meno frasi generiche possibile, perché Zeman? Andando proprio nello specifico, nel tecnico magari. Perché Zeman? Perché no? Perché Zeman è un tecnico rivoluzionario, è un tecnico fuori dalle righe, è un tecnico di rottura, è un segnale che vogliamo dare di rinnovamento, di nuove idee, è un segnale rischioso perché è un tecnico molto particolare, ma non ho mai sentito la società così, così decisa e così pronta ad accompagnare le sue idee, e probabilmente è una scarica di adrenalina per tutti, perché sarà un tecnico che darà a tutti un segnale importante. Che relazione esiste tra Zeman e il settore giovanile? Tendiamo a vedere la storia di Zeman. Zeman è risultato essere un grandissimo allenatore quando ha valorizzato dei calciatori che arrivavano quasi sconosciuti, erano giovanissimi, gli ultimi che li vediamo in nazionale, Verratti, Immobile, Sao, Insigne, tutti i giocatori cresciuti con lui. Che relazione ci potrà essere tra il settore giovanile, che è comunque un giovanile che ha prodotto tanti giocatori nel Cagliari, ma forse non tutti quelli che potevano giocare in prima squadra, e Zeman? Negli anni
il nostro responsabile del settore giovanile, Gianfranco Matteoli, è stato quello che ha fatto la fortuna di Zeman e di Pepino Pavone, coppia storica del calcio italiano. Pertanto sarà molto più facile, perché lavoreranno fianco a fianco, quindi invece di mandare i giovani a Manfredonia piuttosto che a Barletta o adesso non mi ricordo tutte le squadre, lavorando fianco a fianco sarà un grandissimo connubio. Se glielo dico lo pago troppo. Poi ne approfitto anche, come è nata l'idea a Cagliari? Come è nata tutta la trattativa? Come è nata l'idea di diventare il presidente del campo? Ma è dal 2001 che lavoro in Floor Seed, poi poco a poco ne sono diventato anche azionista, essendo un amante del calcio da quando sono piccolino, e dal 2001 che ovviamente venendo qui spesso seguo le vicende calcistiche ma anche societarie del Cagliari, quindi è sempre stato un po' un'idea quella che il giorno in cui Massimo avesse manifestato l'intenzione di cedere ci avrei provato, e quindi appena ho capito a gennaio che era arrivato il momento ho iniziato a dialogare con lui. Poi c'è qualcuno in sala che addirittura mi ha ricordato che già ne parlavo quando eravamo a scuola all'età di 10 anni, che volevo comprare il Cagliari, così non me lo ricordavo, però così sembra. Chi è questa persona? L'amministratore delegato di Floor Seed Group, il dottor Alexandre Tartar, con la giacca bianca. Ma no, io credo che invece valorizzerà molto i nostri portieri, che dovranno parare molto l'anno prossimo, quindi anzi, stavo proprio dicendo al direttore in questi giorni che vorrei due portieri veramente forti, perché probabilmente ci sarà bisogno di un'alternanza di tanto in tanto, quindi. Il nostro progetto è di iniziare settimana prossima con i lavori per portare l'attuale Sant'Elia a una capienza di 12.000, magari 11.500, entro l'inizio del prossimo campionato. Prevediamo di terminare i lavori già a metà luglio, questo vuol dire che poi le istituzioni avranno un mese più che abbondante per fare tutte le valutazioni del caso e per darci l'agibilità a iniziare dalla prima di campionato con una capienza fino a quasi 12.000 posti. Quindi questa è la prima parte del lavoro. Dopodiché valuteremo se già per il prossimo campionato completare l'attuale curva sud e quindi portare la capienza a 16.000 posti. Questo lo valuteremo, nel senso che attualmente la concessione è una concessione annuale, il costo per passare da 12 a 16.000 è un costo molto importante ed è un costo che noi non siamo disposti a sostenere se la concessione non viene prolungata. Siamo stati molto chiari con il sindaco l'altro giorno, che si è dimostrato estremamente collaborativo, che ha assolutamente capito la posizione del Cagliari e che credo si impegnerà assieme con i suoi collaboratori e assieme credo alla Regione, perché questo è un tema più di sovrintendenza, parleremo anche con il prefetto settimana prossima, a valutare la possibilità di darci una concessione non solo annuale,
per permetterci quindi di completare poi dai 12 ai 16 e avere uno stadio sui quattro lati e non su tre lati. Questo è il progetto di breve medio termine sull'attuale stadio. Sul futuro abbiamo visto l'altro giorno in comune che l'area attualmente è soggetta a una riqualificazione molto importante, che in parte già si vede. Siamo andati a correre sulle piste ciclabili qualche giorno fa, effettivamente è un'area dove già si vedono dei segni tangibili di quella che potrebbe essere la riqualificazione che il Comune ha in mente nei prossimi anni. Abbiamo visto progetti molto interessanti attorno all'attuale stadio e quindi non vedo motivo per il quale anche lo stadio non debba far parte di questo nuovo quartiere Sant'Elia. Quindi noi combatteremo con le autorità, cercando investitori per provare il più rapidamente possibile a presentare un progetto per un nuovo stadio. Adesso per ora non c'è ancora chiaro se sarà un Sant'Elia massicciamente ristrutturato, se sarà invece un Sant'Elia nuovo di zecca con quello attuale che diventa Macerie. Questo ancora non c'è del tutto chiaro, stiamo facendo delle analisi, ma ripeto, io ho trovato un'amministrazione pubblica assolutamente disponibile a dialogare per risolvere il problema in modo positivo. Avete qualche domanda ancora per il direttore? Una sola a lei, così chiudiamo il discorso di questo nuovo progetto targato Giulini. Quando Cellino acquistò il Cagliari aveva 36 anni ed era il presidente più giovane della Serie A. Adesso arriva Tommaso Giulini che ha, se non sbaglio, 37 anni, sarà di nuovo il presidente più giovane della Serie A. Si possono riscontrare delle similitudini o comunque i tifosi? Cosa si devono aspettare dal suo progetto? Immagino freschezza, idee innovative, qualche cambiamento. Grazie. Ma sulle similitudini mi auguro che si riscontreranno fra 22 anni, perché io ritengo che 22 anni di Massimo Cellino siano stati su questa piazza e con le difficoltà che ha avuto questa piazza negli ultimi anni siano stati 22 anni fantastici. Ovviamente io mi impegno a provare a fare meglio, non sarei qui se non volessi fare meglio di Massimo Cellino, però se fra 22 anni direte che da un punto di vista sportivo ho ottenuto risultati simili o migliori, per me questa sarà già la grande similitudine. Per quel che riguarda il resto del progetto, come vi ho detto, vorrei poi coinvolgere altri miei consiglieri, anzi non altri, perché il direttore non è un consigliere di amministrazione, vorrei coinvolgere tre consiglieri di amministrazione al tavolo con me in modo che anche loro vi possano raccontare un po' quelli che sono i progetti più ampi del Cagliari Calcio. Barbo benissimo, sta facendo un grandissimo campionato e credo che tra l'altro la Colombia sia destinata a fare molta strada. Biniglia sta giocando meno, però confidiamo che possa trovare più spazio per avere un giocatore al suo rientro motivato e gratificato da un'esperienza fantastica come quella del Mondiale. Se sono finite le domande, io vi saluto. Grazie. E buon lavoro a tutti. Ma questa avventura per me inizia il 29 di gennaio, quando da Dubai leggo vari articoli sul Cagliari e mi permetto di chiamare l'avvocato De Logu per chiedergli se quello che leggo è vero e per chiedergli di chiamare Massimo Cellino.
L'avvocato De Logo in questi mesi per me è stato un punto di riferimento molto importante, credo che anche la sua comune conoscenza, non so se amicizia con entrambi, abbia facilitato anche un dialogo sereno. L'avvocato De Logo farà parte del nostro consiglio di amministrazione, sono onorato, non credo che abbia bisogno di tante presentazioni, soprattutto qui in Sardegna, per chi non fosse sardo, comunque credo che gli è giunta voce che è stato due volte sindaco di Cagliari, senatore della Repubblica, presidente del Cagliari Calcio, componente del giurì d'appello dell'UEFA e consigliere della FIGC. Credo che l'avvocato De Logo porterà in dote la sua esperienza nel campo legislativo e sportivo e sarà fondamentale per la crescita del Cagliari. Se mi vuole raggiungere mi farebbe molto piacere. Negli ultimi mesi oltretutto sono stato affiancato da una persona che ha seguito tutta la due diligence del Cagliari, che ne ha sviscerato i numeri, che mi ha aiutato anche a capirne le potenzialità dei prossimi anni. Questa persona è l'ingegner Stefano Matalucci, che già avete conosciuto credo negli ultimi giorni, laureato al Politecnico di Milano, MBA alla Bocconi, sono certo che porterà tutte le sue competenze, soprattutto in termini di finanza straordinaria, la sua esperienza nel supportare questa azienda e questa squadra di calcio in tutte le sue linee di crescita interne e esterne. Quando parlo di finanza straordinaria mi riferisco anche a quello che evidentemente dovremo prima o poi impacchettare per essere in grado con degli investitori di proporre un nuovo progetto per lo stadio. Infine mi piacerebbe chiamare, mi dispiace per l'infine, Gianfranco Matteoli, che soprattutto negli ultimi giorni mi ha dato molto coraggio per affrontare gli ultimi momenti, del quale Massimo Cellino per 5 mesi mi ha sempre parlato benissimo, e sono veramente molto felice di avere una continuità rispetto al consiglio di amministrazione precedente. Per noi il settore giovanile è uno dei punti chiave ed è sicuramente l'unico in cui credo che in questo momento posso dire che verrà aumentato il budget a disposizione rispetto alla gestione precedente, quindi sono molto felice che sia arrivato anche Gianfranco, anche lui non credo che abbia bisogno di presentazioni, credo che la storia sua nel Cagliari non solo parli da sé, 514 partite da professionista, 6 partite in nazionale, uno scudetto, una supercoppa, ho dimenticato altro. È il passato. La stessa cosa che ho pensato quando ho letto che Zeman andava al Bologna. Prego. Ricco Gabbiano della Nuova Sardegna. La presenza di Gianfranco Matteoli, l'opportunità di fare questa domanda. Si è parlato molto di Cagliari identitario, sardo, eccetera. Siccome nell'ultima stagione hanno toccato addirittura 8 giocatori sardi, è quasi un record per il Cagliari, questa impronta continuerà con la sua presidenza? Sì, noi vorremmo assolutamente aumentare nei prossimi anni la percentuale di giocatori in prima squadra, sia sardi ma soprattutto che arrivino dal settore giovanile del Cagliari. Ci proveremo in ogni modo. Quando potrà essere utile la ramificazione della sua azienda, della Floor Seed nel mondo? Perché lei ha contatti con tanti settori sparsi nel mondo, anche per riuscire a catturare giocatori da portare eventualmente nel settore giovanile per integrare quello che è il gruppo sardo della rete dei calcio. Ma per il settore giovanile, se ho capito bene la domanda, credo che sia estremamente difficile e anche poco etico portare ragazzini. Io credo che i ragazzi debbano crescere vicino alle proprie famiglie, vicino a una scuola che parli la stessa lingua. Quindi non abbiamo assolutamente l'idea di portare dei giovani
sicuramente non dei giovani di meno di 16 anni in Sardegna, da fuori, ma neanche dall'Italia, non parlo dall'estero. Io credo che il nostro settore giovanile, se non altro almeno fino ai 16 anni, debba essere composto da ragazzi sardi, e anzi credo che questo, penso che negli ultimi anni sia anche già stato in parte sviluppato, credo che se questi sardi sono per esempio della zona di Nuoro, di Sassari, sia importante avere delle scuole calcio in loco per potergli permettere più a lungo possibile di crescere in loco e non necessariamente di doversi trasferire a Cagliari, se ho capito bene la domanda. Ma se devo rispondere proprio sinceramente alla sua domanda, io credo che noi abbiamo una coppia di centrali difensive che sia fra le più forti in Italia. E credo che sia fondamentale per mister Zeman poter iniziare questa avventura con questa coppia. Anche perché sono due ragazzi estremamente intelligenti. Ho avuto la fortuna di conoscere Davide Astori già qualche settimana fa a Milano, mi hanno parlato benissimo di Luca Rossettini. Credo che due ragazzi intelligenti si possano rapidamente adattare a quello che sarà evidentemente una rivoluzione tattica per loro, però credo che le capacità di corsa di entrambi siano abbastanza importanti. Non saranno magari due difensori più veloci della Serie A, ma sono sicuramente due difensori che si possono adattare, perché non lenti, al gioco del mister. Quindi io spero veramente di riuscire a trattenere entrambi al Cagliari, perché io credo che sia proprio da questa coppia di difensori centrali che debba nascere il Cagliari di Zeman. Zeman ha sempre firmato contratti di un anno in tutta la sua carriera, a parte che nell'ultimo biennio, cosa che scaramanticamente ovviamente anche non gli è tanto piaciuta. Quindi è stato lui a decidere un anno, e comunque noi gli avremmo proposto un anno. Poi mi diceva ieri notte il direttore che è ritornato con un accordo in cui c'è un'opzione che non ho ancora ben focalizzato sul secondo anno, chiedetelo a lui. Comunque l'accordo è un anno. Quando arriverà a Cagliari? Arriverà a Cagliari ai primi di luglio, arriveranno già certi suoi collaboratori nei prossimi giorni per vedere il centro sportivo, o più che altro credo per andare a Sappada a vedere il ritiro e a programmare le attività. Sì, un consiglio importante me l'ha dato e me l'ha anche ripetuto più volte, e cioè quello che non è tanto la retrocessione sul campo che ci deve fare paura, che suo malgrado in 22 anni qualche volta è capitata, ma è la retrocessione finanziaria. E questo non è mai capitato a Massimo Cellino, e vi posso garantire che non capiterà mai neanche a noi. Ma l'umore dei tifosi degli ultimi mesi credo sia più che comprensibile dopo tutto quello che hanno vissuto negli ultimi anni, fra Trieste, Isarenas, 5.000 posti, eccetera, eccetera. Anzi, l'impressione è che si siano comportati molto bene. Quindi, ovviamente, umanamente ci posso essere rimasto male di vedere che
che evidentemente altre soluzioni venivano gradite maggiormente, cosa che insomma, io vengo da un mondo industriale in Sardegna nel quale purtroppo gli americani se ne sono andati, creando non poche difficoltà a tutto il tessuto e anche la nostra azienda. Quindi è chiaro che vedere dei tifosi che invece speravano nell'arrivo di americani, che oltretutto io non ho mai capito effettivamente chi fossero, è qualcosa che magari umanamente non è che mi sia piaciuto granché, come quando qualcuno mi ha riferito che Silvestrone è arrivato in aeroporto, che c'erano degli striscioni di tifosi dicendo Giulini vattene o insomma qualcosa del genere. Però insomma, credo che faccia parte del gioco e che mi devo abituare, credo questa è una delle cose anche che mi ha detto il presidente Cellino per rispondere alla domanda precedente, che penso che uno si debba abituare alla contestazione e a opinioni diverse. Bellezza del tipo. Più di una risposta. Presidente, abbiamo detto che lei ha conosciuto e conosciuto il presidente della Dinamo Sardara. Cosa ci può confermare di un possibile accordo su quali basi anche con la Dinamo? Che cosa vorrebbe copiare del modello di Dinamo? Ma credo che i risultati di quest'anno siano stati fantastici, così come c'è stato anche un fantastico risultato di un sardo al Giro d'Italia. Credo che questi per noi debbano essere due esempi recenti da seguire assolutamente, da un punto di vista sportivo. Da un punto di vista invece di impatto sociale sul territorio e sulla mentalità, è chiaro che trovo che il movimento che è nato a Sassari è veramente un bel movimento e mi piacerebbe molto che anche attorno al calcio potessero crescere gli stessi valori. Io non vedo perché il calcio debba essere considerato in modo diverso dal basket o dal rugby, sempre uno sport è. Probabilmente questo è qualcosa che cercheremo di portare avanti, così come mi piacerebbe portare avanti sicuramente insieme con il presidente Sardara una collaborazione per la Sardegna. So che lui ha già qualche idea, ne parleremo quando sarà finito il periodo delle emergenze. Magari Stefano, se vuoi spiegare anche tu un po' meglio quello che sono le nostre idee di intervento sul territorio. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Le idee che vi comunico in realtà sono le idee di breve termine, quindi è tutto ciò che pensiamo di fare nei prossimi 2-3 mesi. I cardini sono tre. Innanzitutto la valorizzazione del brand sul territorio, il secondo è la comunicazione e il terzo è il coinvolgimento di partner commerciali. Per quanto riguarda la valorizzazione del brand, l'idea è creare dei luoghi di aggregazione, non per forza all'interno dello stadio, in quanto le problematiche dello stadio si accingono a essere risolte, ma non sono ancora risolte. Quindi la creazione innanzitutto di una casa Cagliari, quindi di luoghi in franchising dove i tifosi possono vedere la partita insieme, possono stare e passare del tempo in un luogo rosso-blu. In secondo luogo un Cagliari Village fuori dallo stadio, dove le persone possono passare la giornata della partita insieme alla propria famiglia, ma anche per opportunità per imprenditori locali di proporre i propri prodotti. In terzo luogo una valorizzazione del brand attraverso l'entusiasmo dei tifosi. Bisogna coinvolgere le persone, bisogna riportare le persone a parlare di Cagliari anche attraverso un coinvolgimento delle famiglie. Ed ecco perché tutta una serie di iniziative tese a riportare le famiglie, i giovani, le donne allo stadio, ma perché no anche ad Assemini con continuità. A livello di comunicazione, che è fondamentale, il secondo cardine, sicuramente attraverso dei canali digital, quindi verranno aperte tre piattaforme, tre canali comunicativi, uno legato allo stadio, quindi saprete di giorno in giorno le evoluzioni del tema stadio, perché è importante comunicare e comunicare in maniera strutturata ed efficace. Un secondo canale comunicativo legato alla squadra,
quindi le notizie ufficiali legate alla squadra, pochi rumors, ma realmente delle notizie chiare e ufficiali. E un terzo invece un canale legato al presidente, dove il presidente potrà comunicare le proprie idee in, in continuità con i primi due canali. Ma non soltanto digitale, ma anche comunicazione in senso stretto, quindi verrà distribuita, perché ci impegniamo e vogliamo impegnarci a fare quello che diciamo, un documento che si chiamerà Cagliari 2.0, quindi tutti gli impegni che questa società intende assumersi nei confronti dei tifosi, del territorio, e questo verrà fatto nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento, il terzo di sponsor e di partner commerciali, sicuramente la creazione di diversi livelli di associazione con Cagliari Calcio, quindi non soltanto il main sponsor, non soltanto il match sponsor, ma anche un coinvolgimento che tende a raccogliere intorno al brand Cagliari esercenze e piccole e medie imprese. E quindi l'idea di un Cagliari Network, quindi associare le esercenze commerciali con il brand Cagliari Calcio, dando visibilità sul web e sulle piattaforme digitali. Comunque, in buona sostanza, quello che si vuole fare è trasferire l'entusiasmo di questa nuova proprietà verso la tifoseria, verso il territorio, e perché no poi averne indietro sicuramente nei momenti in cui ci sarà bisogno. Non è una priorità, perché abbiamo concordato con Massimo Cellino di rimanere incomodato ancora 12 mesi nell'attuale sede, quindi in questi 12 mesi avremo tutto il tempo per valutare se e dove eventualmente trasferirci dopo. Credo che Gigi Riva, e non solo lui, anch'io come sportivo, sia molto impegnato in questi giorni a seguire la nazionale, quindi risponderò alla domanda alla fine dei mondiali. Presidente, tra i tifosi ci sono dei tifosi un po' particolari, sono quelli delle curve e sono gli ultra. Che cosa cambierà nei rapporti con questo mondo? Si è fatto un'idea? È un rapporto che non, per ora non conosco, quindi mi viene un po' difficile rispondere. Sicuramente a noi piacerebbe, come diceva l'ingegnere Matarucci, riportare anche le famiglie allo stadio, più famiglie, quindi queste due cose ovviamente poi si devono abbinare, devono convivere al meglio, e saremmo felici di capire come. Grazie. È una domanda che mi sono posto anch'io nelle ultime 48 ore. Per ora però l'ho solo posta a me stesso, nel senso che non ne ho ancora parlato con nessuno dei miei consiglieri e neanche con la struttura e con l'ufficio marketing. Quindi mi piacerebbe prima confrontarmi, prima di darle una risposta. E a proposito, ne approfitto, come vi ho detto, questa società, tutte le decisioni importanti verranno prese dal Consiglio di Amministrazione. Di questo Consiglio di Amministrazione fanno parte altri tre professionisti che oggi non sono qui. Il dottor Alessandro Marino, che è il vicepresidente di Florsit Group, anche lui laureato alla Bocconi e PhD a Wharton, faculty member alla LUIS. Porterà, credo, nel CDA la sua visione strategica e tutte le sue competenze di controllo e di reporting. Avremo nel Consiglio di Amministrazione anche il dottor Gianluca Serra,
laureato all'Università di Cagliari in giurisprudenza, che porterà in dote la sua conoscenza del territorio e tutte le sue competenze in merito di credito e di gestione d'impresa. E infine un imprenditore di Monza, Stefano Signorelli, che porterà certamente in dote la sua esperienza nel settore edile, col quale sono stato di recente dal sindaco Massimo Zedda, e che sarà evidentemente la persona di riferimento sul tema stadio e su tutti i servizi correlati allo stadio. Questo sarà il gruppo delle 6 persone con le quali avrò il piacere e l'onore di lavorare nel prossimo periodo. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Magari per un presidente di successo e non per un neo presidente. Devo dire che lo vedo molto bene per due ragioni. La prima, che conosco da quando è nato, insomma, Giulini, stante la mia non giovanissima età, conoscevo anche il padre, è una persona veramente splendida, e quindi questo è un dato positivo. Il secondo dato è che io ho sempre apprezzato molto Massimo Cellino, con il quale abbiamo avuto momenti buoni, momenti cattivi quando ero sindaco, ma insomma siamo sempre stati amici, voi lo sapete, ogni volta venivo ripreso accanto a lui. Ebbene, Massimo Cellino è stato bravissimo in una cosa nel Cagliari: scegliere i giocatori, gli allenatori, le persone. E quindi io sono convinto che altrettanto un'ottima scelta ha fatto Massimo Cellino quando ha ceduto il Cagliari a Tommaso Giulini e non ad altre persone fantomatiche delle quali è inutile parlare qua. Quindi io sono convinto che tutto questo, che questi due elementi sono importanti per il futuro del Cagliari. Presidente, il rinnovo di Conti non forse già la dimostrazione che ruolo avranno le bandiere nella sua gestione? Ah, già, avete già fatto la stessa domanda al direttore prima. La stessa risposta del direttore. Avete qualche altra domanda? A posto così? Grazie mille.